Ed eccoci qua, bentornati in diretta sulle fonti TV. Andiamo a vedere velocemente come si stanno comportando i listini europei. Il FTSE MIB accelera al ribasso, cede lo 0,56%. Il FTSE 100 di Londra è l'unico punto verde, nonostante il lockdown nazionale annunciato ieri da Boris Johnson, guadagna lo 0,20%, il DAX di Francoforte meno 0,42%, il CAC 40 di Parigi invece cede a mezzo punto percentuale. Andiamo a vedere velocemente anche il mercato obbligazionario, in particolar modo la situazione in Italia. Il decennale italiano rende lo 0,56, lo spread tra il BTP e Bund 116 punti base, in rialzo dello 0,62%. Vediamo velocemente anche i Treasuries americani. Il decennale rende lo 0,9, i 30 anni 1,67. Una giornata particolarmente importante negli Stati Uniti perché ovviamente ci sono i ballottaggi in Georgia, dove sarà ovviamente il focus della giornata per due seggi al Senato USA, che saranno decisivi per la maggioranza al Congresso e per determinare il margine di manovra della nuova amministrazione Biden. Uno sguardo velocissimo anche al cambio euro-dollaro: siamo a quota 1,22, in rialzo dello 0,25%. L'indice del dollaro sotto quota 90, siamo ad 89, e sterlina dollaro 1,35%. In questo momento si rafforza dello 0,10%. Andiamo a vedere anche il petrolio che è sotto la lente, in particolar modo in questi giorni. Intanto vi riporto un velocissimo aggiornamento. Dopo 4 ore di discussioni, la riunione è stata aggiornata a questo pomeriggio. Stavolta impedire un accordo è Mosca che, nonostante il Covid, vorrebbe attenuare i tagli di produzione anche a febbraio. All'Arabia Saudita e quasi tutti gli altri paesi, compresi gli Emirati Arabi, sono contrari. Quindi nuovo appuntamento dell'OPEC, nuove tensioni. Intanto il WTI prezza 47 dollari per barile, in rialzo poco più dell'1%, il Brent a 51 dollari per barile. Più tardi oggi, molto probabilmente, vedremo quale sarà la decisione dell'OPEC Plus. Siamo in compagnia di Michelangelo Massara, Private Wealth Advisory. Buongiorno e ben ritrovato. Grazie, buongiorno a te, buongiorno a tutti. E buon anno. Grazie anche a te. Allora, partiamo velocemente con un'analisi, la consueta analisi di mercato. Certo, allora diciamo che in questo momento noi ci troviamo in una situazione particolare. I mercati americani e quelli europei hanno chiuso naturalmente sui massimi relativi e assoluti. Diciamo quasi impensabile, a dei livelli quasi impensabili semplicemente 6 o 7 mesi fa, quando a tutti gli effetti è iniziata la pandemia con un movimento ribassista molto forte, per quanto riguardava i grafici. Dobbiamo naturalmente sottolineare in questa analisi che è vero che hanno chiuso sui massimi relativi e assoluti, ma hanno chiuso su valori non molto distanti rispetto comunque a quelli che avevano raggiunto a febbraio. Quindi, se noi andiamo a guardare years to years, quindi anno su anno, quello che è stata effettivamente la performance dei mercati al netto del movimento del mercato azionario USA, soprattutto quello europeo, a esclusione purtroppo dell'Italia, ha chiuso naturalmente su valori molto vicini a quelli che aveva a febbraio, leggermente più alti di quelli che aveva raggiunto a febbraio, che comunque sono i massimi assoluti registrati naturalmente della storia dei singoli indici. Ovviamente questo confrontato con una situazione pandemica così importante nella quale siamo passati e da cui ancora non siamo usciti, sicuramente deve far riflettere, perché la domanda che si stanno ponendo tutti è: ok, i mercati hanno recuperato, sono sui massimi e adesso? Ecco, ovviamente il discorso adesso diventa molto ma molto importante perché mentre il ritracciamento, il recupero dei mercati ci poteva stare perché, come sappiamo, mediamente i mercati anticipano di 3-6 mesi i movimenti economici che ci possono essere sul mercato. E quindi i dati economici reali che possono arrivare dal mercato, in realtà, nella situazione nella quale ci troviamo adesso, questi dati così estremamente positivi ancora non ci sono. In più, ci si aspettava già
dai primi giorni di gennaio sicuramente un dato di vaccinazione superiore a quello che stiamo registrando adesso. Ci si aspettava che già AstraZeneca, Moderna potessero essere approvati, invece abbiamo visto che ancora sono in fase di valutazione e approvazione. Ecco, questi sono tutti rallentamenti che, uniti all'ulteriore lockdown, abbiamo visto oggi la Germania che ha spostato la scadenza del lockdown al 31 di gennaio. Quello che ha comunque deciso l'Inghilterra dall'altra parte e naturalmente alcune decisioni della Francia, e quindi diciamo nella posizione delle due sulle tre più grosse nazioni a livello europeo, ecco, questo sicuramente deve essere un piccolo campanello d'allarme per poter interpretare quello che sarà l'eventuale movimento, diciamo, delle prossime settimane e nei prossimi mesi, che macroeconomicamente rimane assolutamente positivo, perché se effettivamente adesso arriveranno tutti i vaccini come devono arrivare, al netto dell'impasse che c'è stato negli USA, perché dobbiamo aggiungere anche quello, sicuramente la telefonata di Trump non ha fatto bene, la pressione di Trump non ha fatto bene, c'è il ballo adesso c'è il ballottaggio in Georgia per l'ultima parte dei voti, non che possa cambiare fondamentalmente le scelte per quanto riguarda Biden, cioè il presidente Biden, ma sicuramente può andare a influire se avere o non avere la maggioranza al Senato. E avere o non avere la maggioranza al Senato da parte dei democratici può voler dire poter approvare più velocemente una determinata tipologia di legge rispetto a una situazione con un'opposizione da parte dei repubblicani. Ecco, sono tutte variabili che stanno influendo sul mercato e, come vedremo anche adesso, la stessa situazione che abbiamo in Italia, cioè questa di impasse dove non si capisce bene se ci sarà un eventuale reshuffle, quindi la possibilità di una crisi momentanea per una ricostituzione per quanto riguarda, diciamo, i principali partiti che sono oggi al governo. Ecco, questo sicuramente sta creando tensione, non una tensione elevatissima perché molte cose le possiamo riferire a delle scaramucce. Però sicuramente il mercato ancora questo non lo sta ponderando, sta semplicemente ponderando a livello obbligazionario, ovviamente, quella che invece è un'incertezza che in questo momento c'è. E quindi, se ti va bene, iniziamo immediatamente col visionare quello che effettivamente adesso in questo istante c'è sui mercati. Alexandra, dimmi se vedi il primo grafico, Sì, quello dello spread? assolutamente sì, lo Ok, vediamo. benissimo. Allora, spread avevamo lasciato settimana scorsa 108,4 e adesso ci troviamo con la chiusura di ieri a 114,7, stamattina ha raggiunto i 115. Allora, non è un grandissimo movimento, ma sicuramente se ci dovesse essere una vera problematica per quanto riguarda il discorso del governo italiano, ahimè, questo spread potrebbe schizzare in maniera molto veloce su livelli che non vedevamo ormai da mesi. Stesso discorso per quanto riguarda il rendimento del BTP, 0,554 è il valore di ieri, la settimana scorsa era 0,544, quindi siamo sempre sui minimi assoluti degli ultimi decenni, come si può vedere dal grafico, ma comunque anche questi piccoli movimenti rialzisti sicuramente danno l'idea di una situazione particolare e di valutazione e comunque attenzione. Non dico tensione, ma sicuramente attenzione. Quindi speriamo che ovviamente sotto questo aspetto non succeda niente, ma che anzi il governo possa finalmente mettere in campo delle decisioni effettive e chiare su quello che sarà l'utilizzo del recovery fund e sulla modalità in cui verranno fatte le scelte per scegliere i business migliori e i progetti migliori che permettano realmente all'Italia di ritornare su valori di produttività, quindi di PIL, sicuramente superiori rispetto a quelli che abbiamo avuto finora. Perché sicuramente un'altra caratteristica che noi abbiamo visto, ahimè, è il movimento del mercato italiano che vedremo fra qualche istante. Per quanto riguarda Infatti stavo guardando appunto nelle tue slide, hai come dire, sottolineato il rendimento del BTP Italia a 10 anni. Ecco, visto anche la crisi di governo che stiamo assistendo ormai già da un bel po' di tempo, ti sorprende il rendimento che è a minimi storici? Allora, il rendimento, Alexandra, in questo momento assolutamente non mi sorprende perché la forza che ha in questo momento
la quantità, l'eccesso di liquidità da parte di tutte le banche centrali europee e mondiali. E quindi diciamo, la grandissima quantità di liquidità che è stata immessa sul mercato e che continueranno a immettere sta fortemente comprimendo il rendimento della parte obbligazionaria. Quindi noi brilliamo non di luce propria, purtroppo, devo dire, purtroppo. Cioè, se non ci fosse stato il discorso del Recovery Fund, quindi la possibilità che nei prossimi mesi e poi nei prossimi anni possa arrivare quella liquidità che sappiamo superiore ai 200 miliardi per quanto riguarda i bilanci italiani, anche se deve essere utilizzata e investita in una determinata maniera, sicuramente, ahimè, purtroppo, il rendimento del BTP non potrebbe essere a questi valori, ma sarebbe sicuramente superiore all'1%, fra l'1,5% e il 2% oggi con questo momento particolare di crisi che abbiamo a livello politico. Quindi non mi sorprende solo per quanto riguarda la considerazione, la valutazione dove questo movimento del BTP è più influenzato da un'assenza di rendimento di tutti gli altri titoli di Stato, e ripeto, tutti gli altri titoli di Stato, se non addirittura prendendo in considerazione il rendimento dei corporate bond. Quindi non viviamo purtroppo di luce nostra, ma di luce riflessa. Ecco. Per questo è importantissimo che oggi vengano fatte determinate scelte a livello macroeconomico che permettano realmente all'Italia di ricominciare a diminuire il suo debito, o perlomeno tenerlo sotto controllo e contemporaneamente avere un balzo del PIL. Ecco, questo sicuramente è un punto estremamente importante. Quali sono, ecco, gli altri grafici che hai preparato e vorresti farci vedere? Sto vedendo l'andamento dell'S&P 500. In effetti, i mercati americani sono riusciti, nonostante la pandemia da Covid-19 e lo shock iniziale, a chiudere il 2020 in rialzo anche molto importante, e soprattutto un anno molto molto forte per il comparto tech. Possiamo aspettarci che questo trend continuerà anche nel 2021, in particolar modo la forza del tech? Allora, teoricamente ci dovrebbe essere un maggior movimento e, fra virgolette, giro del settore. Nella fattispecie si dovrebbe andare a diminuire progressivamente, quindi non eliminare quelle società tech che hanno avuto dei rialzi impressionanti e fortemente influenzate dai momenti legati al lockdown, verso quelle società appunto dello Standard & Poor's, o del Dow Jones, che in realtà riflettono più l'economia reale. Guardavo proprio i dati di ieri comunicati da Tesla. Tesla praticamente ha comunicato che è passata dal valore come numero di vendita di macchine del valore settembre di 370.000, qualcosa del genere, a 500.000 con la chiusura dell'anno. E abbiamo un valore di Tesla che praticamente è in area 720 dollari e che quindi oggi, se lo dovessimo analizzare, praticamente rispecchia circa 1200 volte i guadagni dell'anno precedente. Allora, la domanda che tutti si pongono, e qui ovviamente molte case di investimento hanno cercato di dare la loro interpretazione, è: ma è sopravvalutata o sottovalutata? Ecco, molti titoli sul mercato americano, sullo Standard & Poor's, ma soprattutto sul Nasdaq, si trovano in questa situazione. L'eccesso di valore che in questo momento, se si può chiamare eccesso, hanno queste società, è corretto oppure no? Allora, se dobbiamo vedere quello che è la situazione prospettica, magari si potrebbe pensare che il titolo Tesla potenzialmente potrebbe ancora salire, ma per poter dare una risposta completa bisogna anche considerare il mercato nel quale si trova. Il 40% delle vendite attuali e future probabilmente sono sul mercato asiatico, sulla Cina, quindi saranno importantissimi i rapporti che ci saranno con il mercato americano, con il mercato asiatico nei confronti della Cina. Ecco, questo potrebbe naturalmente capovolgere totalmente la situazione attuale di Tesla e riportarla potenzialmente, quindi se ci dovessero essere delle problematiche, a dei valori congrui di valutazione economica, quindi non so, il classico EV/EBITDA,
che potrebbe riportare il titolo addirittura a un dimezzamento dell'attuale valore. Questo se le prospettive, le proiezioni di ulteriore crescita di vendita di auto che hanno registrato nell'ultimo mese, negli ultimi 2 mesi o nell'ultimo trimestre dovessero venire a mancare. Ecco, capisci Alexandra che quindi ci troviamo in una situazione in cui il titolo Tesla è un valore, diciamo, fuori dai parametri macroeconomici. È vero che in un settore green, quello su cui tutti stanno investendo, ma poi le auto bisogna anche venderle, quindi bisogna ritornare anche con un attimino i piedi per terra e fare le valutazioni non solo sul movimento grafico ma anche sui fondamentali macroeconomici. Ecco perché lo Standard & Poor's, che ha toccato un massimo di 3.783, al momento ancora non ha dato un segnale ribassista se non un possibile ritracciamento sulla sua prima media mobile. Fino a quando questo non avverrà e fino a quando non sarà rotto il 3.546 eventualmente a ribasso, non possiamo dire a livello macrociclico, per tutto quello che ho detto prima, quindi fattori positivi e negativi, ma anche un'analisi naturalmente ciclica, che al momento stia dando ancora un segnale ribassista. Quindi mi posso aspettare un movimento sicuramente di ritracciamento momentaneo, ma non c'è ancora a oggi, per quanto ci riguarda, un segnale ribassista. Lo possiamo vedere ancora meglio qua sulla parte settimanale, quindi comunque questo trend line rialzista, sempre nella parte massima, massimi sempre crescenti, minimi momentaneamente crescenti. Sarà importante capire la chiusura di questa settimana, perché questa candela si riferisce solo a ieri, e quindi capire se farà un movimento di ritracciamento di appoggio per poi eventualmente ricominciare il suo rialzo, oppure se farà un laterale. Bisognerà vedere come sarà messo a livello stocastico. A livello stocastico dei ha dato, naturalmente c'era un segnale divergente, quindi è giusto anche questa presa di posizione, ma tutto dipenderà sicuramente anche da quello che succederà adesso nei prossimi giorni con la manifestazione, perché ahimè dagli americani mi posso anche aspettare che ci possa essere qualche problemino in più, visto che loro vanno in piazza addirittura con le armi. Ok, giusto per capirci. Allora, Nasdaq, che ha fatto assolutamente un movimento similare, ha raggiunto i nuovi massimi di 12.980 e ieri ha comunque fatto un ritracciamento parziale. Quindi per poterci esprimere anche in questo caso bisognerà attendere e capire esattamente se andrà a interrompere comunque questo trend partito addirittura dai primi di marzo del 2020, se sarà in grado di romperlo e come si muoverà a livello ciclico. Oggi è ancora troppo presto, ma valgono anche in questo caso le valutazioni fatte prima. Ecco qua forse ancora più palese il movimento che c'è stato, diciamo, da febbraio-marzo del 2020, intendo per chi naturalmente pensava che questi fossero sempre dei massimi assoluti su cui ci sarebbe potuto essere uno storno, in realtà c'è stato una continuazione del rally. Quindi sarà importante capire come si muoverà questa settimana e come sarà la figura finale che prenderà la candela, naturalmente weekly. Ecco, dicevamo prima, il confronto naturalmente con l'America, la Germania che anche lei come l'America ha raggiunto nuovi massimi, quindi ha rotto i massimi precedenti assoluti, i 13.772, sembrerebbe che abbia fatto una falsa rottura, quindi è andata a prendere molti stop loss e poi naturalmente si è mossa come? Semplicemente in funzione di quello che sta facendo l'America, quindi nuovi massimi prima segnati a 13.923 e anche qui vedremo adesso quale sarà naturalmente il movimento. Il lockdown fino al 31 di dicembre sicuramente non aiuta, ma di contro abbiamo visto dei dati economici di fiducia dei consumatori molto positivi e contemporaneamente se l'ulteriore lockdown proposto insieme al continuo numero di vaccinazioni porterà poi a un'accelerazione in termini di diminuzione di contagi, potrebbe avere naturalmente un effetto estremamente positivo, diciamo già nelle prossime settimane, ma anche qui è un work in progress. E andiamo, ahimè, Alexandra, alla parte più deludente, che è quella naturalmente italiana, quindi mercato italiano che a livello mensile aveva dato un ottimo segnale, non è riuscito a rompere definitivamente con forza l'area. Avevamo avuto il test di 22.164, ieri ovviamente ha fatto un movimento similare,
Malaria 23.156 e 23.296, per poi andare in area 24.570, per il momento rimane, ahimè, una chimera. E siamo l'unico grafico, l'unica nazione a livello europeo che assolutamente non è stata in grado di effettuare il recupero che hanno fatto gli altri. Almeno saremmo dovuti arrivare in area 24.560-26.000. Questo perché? Perché ci troviamo macroeconomicamente in una situazione, ahimè, purtroppo, che è fortemente legata al grandissimo eccesso di debito. Alcune operazioni sicuramente positive per rilanciare l'economia, ricordiamoci la legge sull'intervento dell'ecobonus 110%, daranno i suoi frutti naturalmente quest'anno e nel prossimo anno, ma deve essere fatto ancora molto di più per poter avere un PIL che ricomincia a salire, soprattutto un PIL che sale più di quanto in questo momento sta salendo il debito. Perché se perdiamo anche questa possibilità, questo treno, ahimè, purtroppo rimarremo sempre fanalino di coda e avremo nei prossimi anni, dopo 2022, sicuramente delle problematiche maggiori di capire come dobbiamo spendere i soldi. Ahimè, ci troveremo in una situazione totalmente differente, purtroppo. E questo, dimmi pure, Alexandra. Io assolutamente è molto interessante, ecco, la situazione per quanto concerne la situazione italiana a livello di debito. Ci saranno questi problemi a livello di debito in tutta l'Europa, ma anche negli Stati Uniti. Abbiamo però 2 minuti e l'ultimissima domanda che vorrei farti, a mio avviso molto interessante, riguarda il Bitcoin. Stavo appunto guardando il tuo grafico e chiederti qualche previsione, se non previsione, la tua opinione per il semplice fatto che abbiamo visto un rallentamento molto significativo durante la seduta di ieri. In questo momento siamo a meno 1,25%, prezzo a 31.590 dollari, però ciò che ha fatto il Bitcoin verso la fine, nell'ultimo trimestre del 2020, era incredibile. Quanto margine di crescita potrebbe avere ancora? La famosa domanda da 1 milione di dollari, Eh sì, in effetti. Alexandra. Nel senso che facciamo un ragionamento molto veloce che possono capire tutti. Noi ci trovavamo a novembre che comunque il Bitcoin era in area 19.400-19.500, quindi stava rompendo il suo massimo assoluto. Molti dicevano: ma probabilmente potrebbe stornare, potrebbe continuare. Guardate il movimento tecnico, perché questo è un movimento, scusate, puramente tecnico che ha fatto da novembre a oggi, è passato da 19.828 a 33.710. Allora, qua ci sono varie versioni, c'è chi dice che comunque questo movimento è stato guidato dalle mani forti, dai forti investitori istituzionali che sono entrati andando a prendere in considerazione il Bitcoin come alternativa all'investimento dell'oro per copertura dell'inflazione. Bene. Ma da 19.000, diciamo da 20.000 a 33.000 nel giro di un mese e mezzo, non mi sembra molto copertura, mi sembra più sicuramente una speculazione. Una speculazione che per il momento, pur avendo chiuso ieri a 31.907, mi riportavi il valore di adesso, Alexandra, che 31.626 è? dollari Diciamo, cede più o meno 1,5 punto percentuale, poco più di un benissimo. punto percentuale. Ecco, sta facendo un ulteriore minimo ritracciamento. Diciamo che per i movimenti a cui siamo abituati su Bitcoin, ci potremmo tranquillamente aspettare che se le mani forti decidono che è arrivato il momento, diciamo, di portare a casa i fortissimi guadagni dell'ultimo mese, dell'ultimo mese e mezzo, potrebbe tranquillamente ritracciare fino a 27.472 e teoricamente anche fino alla sua media mobile, senza momentaneamente compromettere il suo movimento rialzista, che ricordiamoci è legato a tanti fattori, ma sicuramente a delle scelte e delle mode. E non sto parlando solo dell'investimento dei piccoli investitori, come c'era stato in realtà nel movimento del 2017, ma qui stiamo parlando di scelte anche da parte di
grosse banche di investimento e soprattutto la capacità e possibilità di utilizzare Bitcoin anche come modalità realmente di transazione, non dico alternativa, ma sicuramente da affiancare a quello che potrebbe essere la nostra regina, che è il dollaro. Ecco, però bisogna stare molto, ma molto, ma molto attenti. Quindi, come potete vedere, l'escursione che c'è stata è stata fortissima, come movimento rialzisti, con gap di apertura molto forti. Chi crede nei gap, diciamo, va a scommettere che probabilmente questi gap potrebbero essere richiusi per poi eventualmente ripartire. Ma purtroppo il Bitcoin ha una storia troppo breve rispetto naturalmente a quella degli indici e viene influenzato anche con movimenti di mano forti che di solito impiegano molto più tempo e riescono a muoversi in maniera molto meno agile quando andiamo sugli indici principali o sulle società principali. Quindi comunque bisogna guardarlo, sicuramente ci si può fare delle scommesse, ma sempre sapendo esattamente quello che si fa, con degli stop loss fissi, studiati bene e ovviamente capendo il movimento anche che ha fatto nell'ultimi 2 mesi. Questo non vuol dire che potenzialmente deve necessariamente stornare, anzi, graficamente, se osservo solo la parte grafica, ancora non mi ha dato questo forte segnale. Diciamo che con una certa probabilità si potrebbe pensare che ci potrebbe essere, visto anche l'inizio dell'anno, teoricamente almeno un iniziale ritracciamento, ma questo non è così ovvio. Grazie mille a Michelangelo Massara, Private Wealth Advisory, grazie mille per essere stato con noi e grazie della tua analisi. Figurati, grazie a te e arrivederci a tutti. Allora, vediamo velocemente come stanno performando i listini europei prima di andare in pausa pubblicitaria. Come possiamo vedere, recuperano terreno, il DAX cede lo 0,10%, il CAC-RAN poco sopra la parità guadagna lo 0,02%, invece il FTSE MIB cede lo 0,10%, però ricordo che all'inizio della nostra diretta, esattamente alle 10, il FTSE MIB cedeva poco più di mezzo punto percentuale, quindi stanno recuperando i listini. Intanto andiamo a vedere velocemente anche futures americani, il Dow in rialzo dello 0,23%, l'S&P 500 0,23% sopra la parità e il Nasdaq più 0,18%, una seduta che sarà interamente focalizzata sui ballottaggi in Georgia, perché ovviamente così capiremo chi avrà il controllo nel Senato e non solo, se la nuova amministrazione Biden potrà passare le proprie riforme. Breve pausa e torniamo in diretta.